Sindaco, quando lei dice 6 mesi è un grande lavoro ancora da fare, a cosa pensa? A tutto. Lavori che dobbiamo completare, servizi che dobbiamo migliorare, coesione sociale da difendere, teniamo tantissime cose da fare e soprattutto vogliamo rilanciare il dibattito per la decisione di fatti importanti per la nostra città. È mia intenzione creare un momento pubblico nei prossimi giorni in cui coinvolgere categorie professionali, economiche, imprenditoriali, sociali, intellettuali, universitarie per discutere soprattutto di ciò che sta per accadere con Recovery Fund. Io credo che sia necessario che in questo momento le fondamenta della costruzione del futuro non siano solo in capo a noi che siamo stati eletti direttamente dal popolo, ma alla città intera. Quindi ci sarà un lavoro di ancora maggiore apertura alla città con modalità diverse in un momento pandemico. Quindi un grande lavoro amministrativo, ma questo è un momento anche politico, l'avete intuito. La mia è una scelta che guarda anche al futuro e quindi non è solo una scelta amministrativa. Due nomi giovani, due nomi nuovi per ripartire ancora. Ma questo è un elemento che mi fa piacere che lei ha accolto, perché ho sempre pensato all'importanza dei giovani nel governo della cosa pubblica. E anche la scelta di Alessandra Clemente come proposta per il sindaco futuro va in quella direzione, e immettere oggi altri due giovani con storie diverse, una di provenienza ambientalista più moderata, l'altra di provenienza più radicale, più di movimento, più connessa alle fragilità della città, è una scelta importante, coraggiosa, rischiosa, come tutte le scelte che abbiamo fatto. È una giunta giovane, con 6 molto giovani, e credo che sia un segnale importante nella città d'Europa che ha il maggior numero di bambini. Quindi io confido molto in questa squadra per ora e per il futuro.